Adesso cerchiamo di pensare un attimo a quale fortuna ho io, comune mortale giornalista, avere di fianco a me un personaggio come questo, che è sicuramente uno dei massimi artisti che l'Italia possa aver annoverato negli ultimi decenni. Ha fatto parte degli Area, ma ha poi proseguito una sua ricerca particolare, e capite già anche da come è stato allestito il palco, dove sia la particolarità di una musica diversa che è anche ricerca, che è anche sperimentazione, che vuole essere anche un pochino una provocazione, e noi ci stiamo a provocare, perché in fin dei conti sono più di 30 anni che ci divertiamo a provocarvi come pubblico, e voi ci seguite e noi vi provocheremo sempre di più, perché vediamo che voi state al gioco. Beh, questo signore qui al mio fianco, mi trema anche un po' la voce a dirlo, è uno che ha lasciato un segno indelebile nella storia della musica italiana e non solo, e continua a lasciarcelo, nonostante non sia più un ragazzino, ma d'altra parte non lo sono neanch'io, per cui ci troviamo. Signori, è con vero onore che vi presento per la prima volta a Folkest Paolo Tofani. Per una presentazione così, cosa posso dire? Io vi ringrazio molto, siete molto gentili. Una precisazione, gli Area esistono ancora e noi facciamo dei concerti, si chiama Area Reunion, e in qualche modo i tre superstiti, Tavolazzi, Fariselli e Tofani, appunto, stanno ricominciando a mostrare i denti nel cercare di non solo riproporre inevitabilmente alcuni dei pezzi famosi degli Area, ma anche soprattutto nella prima parte del concerto uso una sintesi che ognuno di noi, di quello che ognuno di noi ha fatto in questo periodo che non ci siamo visti, che non ci siamo sentiti, non ci siamo ritrovati. Io ho fatto quell'esperienza con gli Area negli anni 70, un'esperienza incandescente, non so quanti di voi avranno vissuto quell'esperienza anche dal punto di vista umano, sociale. E poi a un certo punto oggettivamente avevo bisogno di fare un reset, avevo bisogno di cercare di trovare un equilibrio che all'interno delle promesse, delle problematiche sociali, politiche di quel periodo non intravedevo. Allora ho lasciato tutto e sono diventato un monaco, ho fatto una vita interessante, affascinante, mi sono avvicinato a delle esperienze che forse per noi occidentali non sono molto in qualche modo conosciute, però vi posso garantire che sono state esperienze che hanno aperto il modo, la visione, perché oggettivamente noi pensiamo, ognuno di noi pensa di essere unico e tutti gli altri dovrebbero essere come lui, ma in realtà le differenze sono quello che danno il sale all'esistenza. Meno male che siamo tutti diversi, e ogni volta che ci incontriamo possiamo senza dubbio in qualche modo esplorare caratteri, sensazioni, emozioni diverse, e la vita vissuta in una dimensione diversa è anche quella molto affascinante e interessante. Quindi non voglio adesso dilungarmi molto. Per 30 anni io ho vissuto in diversi monasteri in tutto il mondo e ho avuto, ovviamente, soprattutto in India, occasione di conoscere delle grandi personalità, sia dal punto di vista umano, sia dal punto di vista della coscienza e sia anche dal punto di vista della musica. Zakir Hussain, Riprachat Chaurasia, questi grandi musicisti che sono ancora dei pilastri
della musica classica indiana, una musica affascinante, una musica piena di emozioni, piena di cultura, molto antica. Con loro mi sono trovato spesso e ho capito che c'era qualcosa di più anche rispetto alla nostra visione della musica improvvisata. Questo è un discorso affascinante che mi piace sempre toccare, perché talvolta fare del free jazz o della musica libera ci dà l'impressione di essere liberi, no? Questo forse è un discorso un po' tecnico, ma voglio in qualche modo per un secondo farvi capire la differenza. Mentre invece loro lavorano sui raga, no? I raga sono delle formule, sono delle melodie, delle sequenze di note che vengono utilizzate da loro in diversi momenti della giornata. C'è tutta una spiegazione filosofica e anche religiosa, se vogliamo, perché la musica per loro è vissuta come una manifestazione della nostra capacità di rendere quello che ci è stato dato all'assoluto, no? Perché in fondo la vita dell'artista è una vita privilegiata sotto certi aspetti, specialmente in India. Allora, all'interno di queste realtà, di questi momenti classici in cui ci sono i diversi segmenti, diverse note, alcune delle quali noi non possiamo nemmeno suonarle con i nostri strumenti perché hanno delle divisioni diverse e anche delle intonazioni diverse. Loro usano gli ottavi, i sedicesimi di tono, quindi noi con i nostri strumenti occidentali, la scala cromatica non prevede questo. All'interno però di questo nucleo, no, c'è tutta l'opportunità di esprimersi nella tua emotività, no? Perché ognuno di noi ha dentro ovviamente quello, vuole esprimere qualcosa, e ovviamente ogni musicista, se capisce qual è il senso della musica, lo fa dirizzando la sua arte, il suo sentimento verso qualcosa che non è soltanto materiale, ma è al di là di questo. E quindi grazie a questi nuclei, i raga, ogni improvvisazione, che è molto libera, è diversa, acquista dei sapori diversi, mentre invece nella nostra realtà occidentale, siccome noi lavoriamo molto sull'emozione, l'istinto, qui possiamo fare delle analisi interessanti anche sui grandi musicisti di jazz degli ultimi 50 anni, inevitabilmente, proprio perché l'istinto dell'uomo si manifesta più o meno sempre nello stesso modo, se non è controllato dalla mente e da tutta una serie di procedimenti abbastanza affascinanti, cosa succede? Succede che inevitabilmente c'è una forma di ripetizione. Non so se l'avete notato. Anche nei grandi, no? Nei grandi musicisti, questa forma di ripetizione si manifesta, proprio perché se l'uomo non capisce la sua vera identità ed è fermo nel pensiero di pensare di essere quello che vede la mattina allo specchio, ecco che quello è un limite che ci impedirà di andare oltre la ripetizione della nostra esistenza. Quindi questo è un preambolo. Avete capito? Cioè, non so se è troppo tecnico per voi, ma era interessante. Allora, io volevo in qualche modo, siccome sono stato influenzato da quel tipo di pensiero, però io non sono indiano, no? E quindi a me interessa, e mi è sempre interessato, fin dall'inizio, anche con gli Aria, il cercare di trovare dei modi di in qualche modo interagire all'interno di queste culture. E quindi ho scoperto nei miei tanti viaggi questo strumento che si chiama Santur, è uno strumento veramente affascinante che viene originariamente dalla Persia, però poi gli indiani del Kashmir lo hanno modificato in questa forma ed è molto interessante perché c'è tutta un'estensione di 3 ottave ed è abbastanza affascinante come suono. Quindi vorrei farvi prima ascoltare un raga, il raga by raghi, che è classico, almeno nell'interpretazione della musica classica indiana. Poi io comincerò a muovermi e a cercare di trovare delle soluzioni diverse all'interno della realtà culturale indiana, mettendoci degli elementi di musica
Contemporanea, perché io sono, nonostante la mia età, sono un musicista contemporaneo. A me piace la ricerca, piace trovare combinazioni diverse, come dicevo prima. Quindi iniziamo con un raga, il Raga by Raghi, che è puramente classico nella realtà della musica classica indiana. Grazie.